Ciao a tutti, io sono Lorotus, bentornati sul mio canale. Non sto neanche a dirvi perché siamo qua, andiamo subito a iniziare la nuova Daily Challenge. E cambiamo personaggio, proviamo con questa volta, dato che finora nessuno dei personaggi precedentemente giocati ci ha portato molta fortuna. E vediamo di recuperare dalle disfatte che abbiamo subito negli ultimi 2 giorni. Bene, il cane l'abbiamo già trovato ed è un'ottima cosa, dato che spesso riesco già anche nei primi livelli a prendere danni in maniera alquanto stupida. Però fermi tutti, voglio attivare questa trappola. Non so se riuscirò a caricare questo video entro la fine di questa giornata. Ricordo, oggi dovrebbe essere il 24 luglio, se non sbaglio, non me lo ricordo neanche più. E non so se riuscirò a caricarlo entro la fine della giornata, perché ora che sto registrando è piuttosto tardi e non so se... dove cazzo l'ho mandato? dato che la mia connessione è alquanto lenta, ci sta un bel po' a caricare, non so se riuscirò a caricarlo prima della mezzanotte. Non c'è molti soldi in questo livello. Prendo la pietra che me la porto via. Logicamente se morissi abbastanza presto dovrei riuscire a caricare il video, dato che sarebbe piuttosto corto. Ma speriamo che non vada così, dato che siamo qua per rivendicare il nostro onore. Ok, di su non ci arrivo, però ho 7 corde. Solo perché potrebbe esserci qualcosa di interessante, tipo una chiave, che di solito sono sempre ben lesto a perdere, cioè a perdere, a non notare. Ecco, niente, non c'era una benamata mazza, perfetto. Una corda più o meno specata, a parte che per 2000, che comunque non è che sono proprio pochi soldi, però diciamo che è meglio aver fatto un'azione in più che una in meno. Ci siamo messi... siamo parati un po' il culo. No, decisamente no. No, no, no. Ok, 2 danni in maniera totalmente stupida. Mi sono tirato un sasso in faccia. Un sasso in faccia, intendo ripeterlo, dato che è stata una cosa così stupida di cui ancora non mi capacito. Sì, ma qui è un'armata di serpenti. E, non felice, mi sono fatto anche colpire... cioè non mi sono fatto colpire, stordito ancora dalla pietrata nei denti che mi sono beccato. Sono stato colpito dal pipistrello, la mia pietra è finita sulle punte, non posso raggiungerla e non posso neanche risalire, quindi devo usare una corda che ho appena sprecato. Diamoci una calmata. Io continuo a sostenere la tesi per cui quando una cosa comincia ad andare di merda, poi in realtà si risolve per il meglio. Quindi questa partita finirà alla grande, senza dubbio. Con una morte spettacolare, no? Vabbè. Seriamente? Seriamente? Negoziante, almeno te. Io voglio le bombe, però vorrei anche questo, e anche questo. Però le bombe hanno priorità. Non cercate doppi sensi in quello che dico. So che lo farete. Vi divertite a cercare doppi sensi in quello che dico, ma non fatelo. Ho 4 corde e 15 bombe. No, andiamocene. Sono molto, molto, molto incazzato per la piega che ha preso questa Daily Challenge. Ma non disperiamo. È un livello di ragni che io odio. E lo scrigno in un posto raggiungibilissimo. Logico. Ah. E mo che minchia faccio? Ok, quello è incastrato e quindi non te temo. Sento il cane e lo vedo pure. E ho visto anche la chiave e devo usare un'altra corda. Avessi avuto quei stramaledetti guanti da scalata. Meno male che non ho comprato la bussola, almeno quello. Sì, mi sarei... cioè, se fossi riuscito a raccogliere i soldi per la bussola e poi l'avessi trovata nel livello successivo, direi che avrei potuto tentare il suicidio. Prendiamo il cane che mi serve, dato che ho la vita alquanto bassa grazie alle innumerevoli boiate fatte durante questo livello. Odio i ragni. Ok. Ok, mi è sfuggita un attimo la situazione di mano, ma è tutto sotto controllo. Non male. Non male.
meglio, cioè peggio del fucile, ma comunque un'arma di un certo rilievo. Il cane se ne va da solo a casuccia. E, ok, forse non devo usare un'altra corda, forse. No. Vabbè, ma che cazzo me ne frega. Non ho più voglia neanche di impegnarmi quasi. No, scherzo. Questa rana andrà benissimo. Via. Ho mancato. Ha raggio un po' corto quest'arma. E questo mi dà quanto fastidio. Non t'ho visto. Non ti ho visto. Sì, però ogni cosa sembra programmata con l'obiettivo di distruggermi. E in teoria è così in questo gioco, però. Ok. Ok, non c'è una sega. E ditemi che riesco a uscire senza usare un'altra corda, se no davvero. Ma vaffanculo. Io sono diventato molto, molto più volgare dai miei primi video, perché davvero sono abbastanza esasperato da questo gioco. 12.200. Speravo di avere un po' di più. Intanto ho preso lo scrigno, quindi mi posso rilassare un po'. No, cazzate. Il problema di quest'arma è che mi congela solo i nemici. Meno notevoli, via, via, via. Mannaggia. Ok. Queste soluzioni a metà che non è che uccidi il nemico, eh? Sono molto, molto fastidiose. Perché non è morto? Oddio! Cosa cacchio è successo? No, è sconvolgente questa Daily Challenge, non so come faccio ad essere ancora in vita. Senti, mi sono quasi rotto le scatole di quest'arma. Sto quasi pensando ad abbandonarla per continuare con la mia più tradizionale frusta, è anche più facile da usare. Dovrebbe esserci un negozio, cioè di solito quando c'è un idolo c'è anche un negozio. Così ti mettono alla prova per decidere se davvero vuoi prendere l'idolo, dato che rischieresti di far incazzare il negoziante per soli 5.000 sacchi. Ho visto il ragno e il cane sta scappando. Adesso è esploso qualcosa. Mi stavo scordando del ragno. L'uscita è qua sotto. Ma che cosa hai preso a questo livello? Cioè, boh. Io me ne esco. Pazzesco, pazzesco. Almeno siamo già alla giungla. E non abbiamo una lira per comprare niente al mercato nero. Ok. Se mi lascia le scarpe a molla, me la lasciate, le avevo già. Le riprenderò. Così, per fare, logicamente. C'è anche il piranha, come se non bastasse. Ok. Tendiamo le orecchie per vedere se nei dintorni c'è il mercato nero. Vieni qua, pipistrello. Mio acerrimo nemico. Ok. 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 Sì. No. Per un attimo ho detto, forse l'ammazzo. Invece no. Ok. Non voglio finire nell'intestino del verme. Però vorrei controllare meglio che non ci sia il mercato nero, dato che è la mia grande specialità perdere. Cioè non vedere le cose, non notarle. Boh, sembrerebbe di no sto punto. Io questo qua me lo porto via per sicurezza. E voilà. Non la sto vivendo bene questa Daily Challenge. Sono in questo eterno sentore di insicurezza, di... Cioè ho paura di aver fatto troppe cavolate all'inizio. Però tutto sommato sono arrivato fin qua. E non è sottovalutabile, dato che... Beh, non sono un neofita del gioco, ma per chi inizia a giocarci da poco spesso è un'impresa riuscire ad uscire dalle stesse miniere. Potrei prendere l'idolo, tanto che cavolo mi costa. Bravo, vattene. Ti ho fatto paura, eh? Bravo, muori. Non ho sentito niente, però non vorrei essermi perso niente. Alla destra non ho controllato, quindi poi ci controlliamo.
prima però facciamo così ed è stata una mossa stupida, perché logicamente potevo cadere davanti alla... E mo? Vabbè. Basta che non le sprechiamo tutte per queste cose. Ok. Odio le rane, e questo lo sapete. Ma odio più o meno qualsiasi tipologia di nemico presente in Spelunky. Vieni. Mancato. Guardate che salto ha fatto. Abbiamo c'è i saltelli, invece, quando pensate di aver capito come funziona, c'è il mercato nero. E c'è il cane. E c'ho un macete. Troppe cose tutte assieme. Ok, ok. Ok. Spettacolo. Cane. Qua. Monete. Ho quasi soldi per comprarmi l'Hank. Cosa che non credo farò. Anche se... Ma, vediamo. Wow, siamo arrivati fino al mercato nero, anche questo è un buon risultato, però. Ok. Oh, 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 oh. E questo chiude il mercato nero, che rischio di far arrabbiare i negozianti per colpa dei nemici, e io non riesco ad uccidere i nemici senza far incazzare anche i negozianti. Ok. Potrei andare a comprare l'Hank quasi quasi. Sebbene gli spunzoni e le bombe soprattutto. E il mantello. Però non sono bravo a uccidere i negozianti. Ok, siamo riusciti a non far incazzare ancora nessuno. Mollamene. Ma dai. Quanto. No. E quanta vita ha? Danni stupidi, danni stupidi. Boh, potrei rischiarmela. Sto perdendo troppo tempo. Cazzata, 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 grande cazzata. Forse non così grande. Ma io speravo che vi uccideste a vicenda. Io non sono capace a uccidere i negozianti. Potrebbe essere il giorno che lo divento, però. Per necessità. Se riuscissi a cadere giù... Cadi giù. Dai, che non ho tutto sto tempo, che fra poco arriva fantasma. Merda. 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 Devo raggiungerti in una maniera o nell'altra, devo saltarti in testa. O tirarti una frustata, quello che vuoi. Sì? Sì? Cioè, sì, in realtà potevo attaccargli una bomba e che avrebbe avuto molto più senso. Ci provo. Oh yes! Come direbbe un qual certo mio amico, sono un pazzo! Sono morto, sono morto! Io sparo. Te? Chi sei? Da dove vieni? Ok, fase 2. Io credo che quel negoziante lì non possa uscire, se riesco. Cioè, quello giù sono sicuro che non possa uscire. Quello sopra, cioè quello alla mia sinistra, che mi preoccupa. E sta già arrivando il nostro peggior incubo. Il mio peggior incubo. No, 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 no. Ok, 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 ok. No, 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 ucciso dal fantasma, no. Madonna. Sto trattenendo il fiato. Scusatemi per il commento che è andato a farsi fottere, ma sono un po' teso. No! Avevo l'Hank. E addio, Hellrun. No! Vabbè, ci avevamo provato. Si era visto che non avevamo ingranato benissimo, però dai, anche questa volta ci abbiamo provato. Io non sono per niente bravo Spelunky, però la soddisfazione di arrivare un pochino più avanti non mi darebbe fastidio. Ah, vediamo le classifiche. Mi sono tirato una manata nelle cuffie, che male. Ah, ho fatto solo io. 338, 56.000 dollari. Vabbè, poteva andare peggio. Detto questo, vi saluto. Mettete mi piace al video se vi è piaciuto. Ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.